chiama in un certo qual modo il nuovo singolo di Gammon ed è in collegamento telefonico qui nel nostro collettivo Z Radio Z in questo lunedì. Gammon! Buon pomeriggio, eccoci. Benvenuto! Ciao ragazzi! Ciao Gammon! Ben trovato, come stai? Bene, dai, abbastanza bene, ecco. Abbastanza bene, in fase 2. Oh, come stai vivendo ecco. Questo 4 maggio, questo inizio di 4 maggio? Ma guarda, è veramente esattamente come il 3 maggio, uguale. Okay. Tu dove sei fisso, Gammon? In che città vivi? No, a Milano, sono a Milano. Milano, ok, certo. Qual è la cosa che hai fatto più spesso in questa quarantena? L'amore, vuol dire? Sì, no. C'hai un po' stupito. Caspita, ma grazie. Se hai bisogno di due speaker, so, commentiamo. Commentiamo. Vabbè. Scusate, ovviamente si lamentano tutti del fatto che giustamente avevano fidanzati lontani, eccetera, eccetera. Certo. Ho recuperato pure per gli altri. Molto grazie, bene, bravo Gammon. Dai. Senti, parliamo di cose serie, anche interessanti, oltre che l'amore, anche la musica, perché è uscito da poco il tuo nuovo album che si chiama Scritto nelle stelle. Noi siamo rimasti molto colpiti, Gammon, personalmente lo diciamo, dalla lettera che tu hai dedicato al tuo album, trattandolo proprio come un baby, no? Come un figlio, sul tuo profilo Instagram. C'era tutto quello che gli avresti voluto dire? La rileggi o c'è qualcosa che manca? No, credo che ci fosse tutto quello che volevo dirgli. Poi in realtà effettivamente è un po' come un bambino, nel senso che l'ho veramente custodito e nutrito e me lo sono anche immaginato per un anno intero. Poi certo. I dischi non vengono fuori con uno schiocco di dita, almeno i miei, io ci metto veramente tanto lavoro, sudore, giornate e notti a sistemare insieme a una squadra grande di persone, quindi effettivamente è un po' idealmente simile a una gravidanza sul serio, quindi io gli ho scritto una lettera augurandogli il meglio, perché era comunque una cosa che poi vedeva la luce in un momento veramente difficile. Io scherzavo l'altro giorno, dicevo, ho fatto il compleanno in quarantena, ho fatto uscire il disco in quarantena, mi manca veramente solo sposarmi in quarantena e poi più o meno ce le ho quasi tutte, insomma. E allora 266 del digitale, 735 di Sky per seguirci in radiovisione con noi in collettivo Z. Su Radio Z ci sarà Gammon per questa mezz'oretta circa fino alle 16. Ci potete seguire anche scaricando l'applicazione ufficiale o su radioz.it. È uscito il disco Scritto nelle stelle. Gammon fa l'amore, a questo punto ci beviamo anche lo champagne e facciamo tutto. Eccola. Proprio con Gammon. Anche noi la stappiamo una boccia di champagne e lo stiamo facendo con Gammon, che è tra l'altro l'autore di questo nuovo singolo Champagne, ritrovato in collettivo Z a Radio Z. Con noi c'è Gammon fino alle 4. Senti, qui qualcuno ha detto che ti sei tolto qualche sassolino dalla scarpa, è vero Gammon? Giusto qualcuno. Ma delle volte bisogna anche farlo. In realtà dicevo una cosa che riguarda questo brano, che non è solo togliersi il sassolino dalla scarpa, ma anche salutare una persona che ha rappresentato anche un momento tra virgolette negativo, una cosa che è andata storta, no? A un certo punto non puoi sempre solo essere arrabbiato con quella persona, poi la devi anche allontanare, salutare per muoverti in avanti. Questo pezzo è il festeggiamento perché finalmente ci siamo dimenticati di delle cose brutte. Certo. Scritto nelle stelle il tuo nuovo album, ma che cosa c'è scritto nelle stelle per Gammon da qui in futuro? Questa è una bella domanda. Io credo che per tutti in generale c'è scritto anche tanto quello che noi scegliamo di fare o scegliamo di non fare. Cioè, il destino uno ci può credere, però dipende anche noi in che porta ci infiliamo, no? O anche in che porta decidiamo di non entrare. Quindi io voglio evitare il silenzio nei prossimi mesi, vorrei poter ho riflettuto in questi due mesi, sicuramente vorrei continuare a poter parlare e anche, se fosse possibile, creare dei contenuti con cui si possa creare delle cose con cui si possa festeggiare il ritorno alla vita, piuttosto che raccontare con malinconia questo periodo, prevedere qualcosa per quando si potrà festeggiare. Senti Gammon, hai parlato di coraggio, no? Tu hai detto Scritto nelle stelle l'ho fatto uscire proprio apposta in questo periodo delicato. Quanto coraggio ci vuole? È un azzardo? Ci credi? Come la vedi da questo punto di vista? No, l'ho fatto con coraggio, ma soprattutto perché ci credevo, perché ci sono tante altre cose. Signore, mi è dato sempre da ridere, ma poi ho una linguaccia lunga, quindi ci sono
un sacco di dirette tipo Instagram, sì, che era meglio non fare, perché a volte uno non sa che cosa dire, ma un disco, diciamo, con dei contenuti, con della bella musica, questa era ora di farlo uscire, per me, cioè di parlare, perché la musica può essere di compagnia, può essere di distrazione. Hai fatto benissimo così, come a fare le dirette Instagram, tra poco ne parliamo meglio. Ora Rose Viola su Z. Gammon con le sue Rose Viola ci porta al Festival di Sanremo del 2019. Un piacere averlo ritrovato qui in Collettivo Z a Radio Z. Con noi c'è Gammon al telefono fino alle 4. Senti Gammon, noi volevamo un attimo tornare in un certo qual modo, no? Dove tu dici: sono così puro che quasi faccio tenerezza. Perché tu hai sempre avuto questa vena creativa, questa sensibilità, che è un po' un'arma a doppio taglio a volte, no? Quanto ti ha aiutato e dove invece a volte ti ostacola? No, alla lunga mi ha aiutato perché mi piace dire sempre la verità, perché per inventarsi un personaggio bisogna dire un sacco di bugie, e per dire bugie devi avere molta fantasia e anche molta memoria, te le devi ricordare, quindi preferisco la verità perché è molto più semplice, arriva di più. In 10 secondi, Gammon, ti sei divertito a fare le dirette Instagram o no? Sì o no? Sì. Oh, ottimo, tra poco se vuoi approfondiamo anche questo, perché abbiamo preparato per te anche un piccolo game. Sì, quindi rimani comodo, non fare l'amore almeno per i prossimi 5 minuti, perché c'è un giochettino sulle fissazioni. Rimanete con noi su Radio Z, Collettivo Z, c'è Gammon fino alle 4. Radio Z, generazione futuro. Fai rumore, la voce di Diodato a Radio Z in Collettivo Z alle 15.45. Con noi quest'oggi c'è Gammon fino alle 4 in collegamento telefonico, e Gammon tra l'altro ha scelto dell'ottima musica. Una canzone tra tutte, questa di Diodato. Ti chiediamo perché, Gammon, siamo curiosi. Sono tanti i motivi. Uno, perché è un bellissimo pezzo, perché è una canzone veramente bellissima. Due, perché mi ricordo la sera in cui l'ho sentito, perché forse un mesetto prima di Sanremo Diodato era a casa mia e mi ha costretto a sentire questo pezzo con le cuffie, non voleva che lo mettessi nello stereo, tanto che voleva giustamente tenerlo segreto. Sì, certo. E subito avevo capito che questo pezzo sarebbe stato il vincitore. Diodato a casa di Gammon è proprio un'immagine. Gammon che ascolta Fai Rumore per la prima volta con le cuffiette e non dalle casse. Sì. Pronti Gammon per giocare insieme a te a un game che si chiama Quanto sei fissato? Allora, caro Gammon, noi vogliamo sapere se questa quarantina ti ha tolto qualche neurone o se li ha mantenuti più o meno quelli. Quindi chiederemo delle cose un po' sulle fissazioni. Partiamo con la prima domanda, vai. Quanto Simon sei fissato, Gammon, con la palestra? Molto, mi alleno 4 volte a settimana, quasi 5. Mamma mia, complimenti. Cosa fai? Workout, corpo libero, hai dei pesi, cosa fai? I miei pesi sono le casse d'acqua, ragazzi, facciamo quello che possiamo, il resto è tutto corpo libero, e mi avanzava una cyclette per fortuna che avevo in un ripostiglio ed è tornata utile. Ottimo. Gammon, quanto sei fissato con il denaro? No, poco. Quanto sei fissato con la cura dei capelli? Poco pure. Così arruffati. Poi Gammon, quanto sei fissato con lo smartphone? Parecchio, c'ho sempre la testa dentro, però ho preso l'abitudine della quarantena toglierlo quando pranzo e quando cena, lo lascio in un'altra stanza. Mi sembra un'ottima abitudine. Quanto sei fissato con il lavarti i denti? Me li lavo molto, perché sembra lavare i denti. Lui fa lavoro e lava i denti. Me li lavo molto, parecchie volte. Quanto sei fissato con la tua macchina o la tua moto, Gammon? No, zero, proprio zero. Fissato zero con la macchina. Quanto sei fissato invece con le pulizie di casa? Sufficienza, diciamo che pulisco più per mettere ordine nella testa, che mi è terapeutico. Allora, quando devo pulire, diciamo. L'ultima che in questi giorni ci sta: quanto sei fissato con il fare la spesa? No, vabbè, veramente sono uscito una volta a settimana, quindi ho fatto delle spese molto oculate, ma una volta. Gammon resta qui con noi in Collettivo Z su Radio Z. Ritroviamo Mahmood con Rapide. Rapide di Mahmood a Radio Z in Collettivo Z. Anche questa canzone, questo brano scelto da Gammon. Curiosissimi di sapere perché il progetto di Mahmood, Gammon. Perché mi piace tantissimo questo pezzo, perché trovo veramente sia uno dei più bravi, e infatti ho scelto gli ultimi due vincitori di Sanremo, ma se lo meritano, anche se nel Sanremo di Mahmood c'ero anch'io e... Però sarei di parte, insomma, veramente un pezzo mi piace molto.
Gaemon, ci sono le domande da parte dei tuoi fan sul nostro Instagram, te ne hanno fatte alcune, vogliono sapere alcune curiosità da Radio Z Off, profilo Instagram ufficiale di Radio Z. Partirei con la prima. Creamy Fly ti chiede: nella canzone Champagne parli di una persona che ti stava portando nella direzione sbagliata, per caso? Sì, parlavo proprio di quello. Infatti festeggio per aver ritrovato la mia strada. Non sempre le cose che vanno male poi sono negative, a volte ti danno una svegliata. Certo, no, infatti l'avevamo detto anche in apertura. Fede _ Foschi ti chiede: avevi pensato a qualche festa per il disco, Gaemon? Festa per il disco, sì, ovviamente avevamo fatto. Il disco doveva uscire inizialmente il 20 marzo, sì. Poi è stato spostato al 24 di aprile, quindi 20 marzo eravamo nel pieno, diciamo, di questo casino che è scoppiato. Abbiamo rimandato la festa, non l'abbiamo potuta fare, ma recupereremo con gli interessi quando sarà finito. Certo. Beh, io prenderei un attimo, proprio un minuto, per parlare dell'in-store digitale che hai fatto, Gaemon. Come sono andati? Sì, stanno continuando, in realtà stanno andando benissimo, perché abbiamo dato la possibilità, questo anche per ringraziare i fan che stavano comprando il disco prima che uscisse, diciamo in preordine, quelli che l'hanno ordinato per farla arrivare a casa il giorno dell'uscita, hanno anche ricevuto un codice e tutti i giorni io passo un po' di ore con loro in videochiamata, perché dal vivo non ci si può vedere, nei negozi certo. Non ci si può vedere perché non sono aperti, e quindi è una maniera per rimanere in contatto con quelli che veramente vogliono bene alla mia musica. Ecco, bellissima questa iniziativa, credo tu sia uno, forse l'unico dei pochi in questo periodo a fare tutto ciò. Cosa ti chiedono in particolare? Una domanda che ti fanno sull'album, non so, in 15 secondi? No, guarda, mi stanno dicendo più che altro i loro pezzi preferiti e citano molto spesso Champagne, che è il nuovo singolo, quindi vuol dire che abbiamo per adesso scelto bene. Allora, Gaemon sarà con noi ancora per 5 minuti, 6 minuti circa, qui su Radio Z in Collettivo Z, anche al 266 del digitale o al 735 di Sky. Bruno Risas con Capita Così. Bruno Risas, la sua Capita Così, a Radio Z in Collettivo Z, anche questo brano scelto da Gaemon, con noi al telefono fino alle 4, ancora qualche minuto. Abbiamo un'ultima domanda da parte dei tuoi fan sul nostro profilo Instagram, Gaemon. Sì, Pisano Esther ti chiede: qual è stata la prima canzone dell'album che hai scritto, Gaemon? Prima canzone che ho scritto si chiama Inguaribile e Romantico, che è un pezzo d'amore per la mia compagna. Oh, che bello, vedi. Quindi spinto dall'amore hai scritto questo primo pezzo del tuo album, un po' questa è la motivazione. Sì, esatto, è proprio quella, e a volte capitano anche queste cose. Ok. Adesso torniamo al 2003 per chiudere la nostra chiacchierata e per chiudere anche la prima ora di Collettivo Z con un brano di Neffa, prima di andare via, e tu non andare via perché tra poco siamo curiosi di sapere il perché hai scelto proprio Neffa, eccolo. Prima di andare via, Neffa dal 2003, andiamo a chiudere la nostra chiacchiera, la nostra telefonata quest'oggi con Gaemon, che è in collegamento qui per noi Radio Z in Collettivo Z. Perché Neffa? Beh, perché ha sempre fatto delle cose, è stato sempre musicalmente molto avanti, poi tra di noi è nata un'amicizia, ma sicuramente uno che ha aperto la strada anche a cose che in cui poi successivamente io ho cercato la mia, però insomma è uno dei primi che ha provato a fare queste a riprendere queste sonorità un po' rhythm and blues, un po' funk, funky se volete, e anch'io poi a mio modo sono rientrato in quella strada lì, quindi questo è un pezzo veramente molto bello che fa muovere la testa. Insomma, fa parte del tuo mondo. Grazie Gaemon per essere stato con noi qui in Collettivo Z su Radio Z, e ci rivedremo live nei nostri studi quando sarà possibile. Grazie mille Gaemon. Ciao Gaemon. Grazie a voi ragazzi, spero di vedervi presto. Rimanete nelle stelle sul nuovo album, state con noi, a tra poco. Radio Z, generazione futura.